Benvenuti ad una nuova puntata del nostro Magazine di Informazione Religiosa La Chiesa nella città. Questa settimana iniziamo dalla veglia missionaria diocesana 2018 che è stata presieduta in Duomo dall'arcivescovo. Giovani per il Vangelo ci sono dei momenti in cui eh, sembra quasi che sia obbligatorio un po' vergognarsi di essere italiani perché uno dice ma cosa fa l'italia nel mondo? Ecco uno dice ah sì esporta le armi, esporta degli slogan magari eh, che seminano disprezzo, violenza, espo esporta eh, prodotti che sono fatti con materiale non abbastanza pagato ai paesi produttori, ecco qualche volta il mondo occidentale esporta delle cose di cui gli occidentali dovrebbero un po' vergognarsi. Ecco, noi vogliamo essere un po' originali, non vogliamo esportare né armi né parole aggressive, noi vogliamo esportare il tempo dedicato alla. Condivisione. L'ingiunzione, come la chiama l'arcivescovo, che arriva alla fine diretta alle migliaia di fedeli per lo più giovani che prendono parte alla veglia missionaria diocesana 2018. È come la sintesi al suggello più bello della serata vissuta in Duomo, tra Scrive testimonianze, sì. preghiera, silenzio, canti e soprattutto la consegna del mandato ai partenti. Tre presbiteri diocesani si recheranno infatti a breve come missionari rispettivamente in Zambia, Cuba e Haiti. Inoltre, sempre durante la celebrazione in Duomo, l'arcivescovo consegna al crocefisso anche a due religiosi, a tre consacrate e a tre laici, tra cui una coppia di giovani coniugi con la piccola Matilde. Accanto a loro, seduti nelle prime file, otto sacerdoti, inviati alla Chiesa di Milano, che si dedicheranno agli studi e all'impegno pastorale. Insomma, un incrociarsi di storie, di etnie, di vicende personali e pubbliche, dove ciascuno aiuta a costruire il grande razzo della Chiesa dalle genti, la cui croce simbolo viene posta in altare maggiore vicino a una grande rete con biglietti a forma di pesce su cui i giovani hanno scritto i loro messaggi. La lettura del capitolo 8 degli Atti degli Apostoli parlo, con l'incontro tra Filippo e l'Eunuco etiope si alternano a momenti di dialogo tra i fedeli. Al termine, come tradizione, il gesto missionario si raccolgono le offerte, frutto del digiuno della cena serale. Da Atti si avvia la riflessione di Monsignor Delpini, che presiede la veglia e a cui sono accanto il vicario episcopale di Settore, Monsignor Luca Bressan, e Don Zago, per la prima volta la veglia, come responsabile dell'ufficio per la pastorale missionaria della diocesi. Discepoli mandati sulle strade del mondo vanno a raccogliere domande. La persuasione che ci sia un ordine nel mondo e un disegno nella storia si sente ferita, travolta dal troppo dolore, dal troppo sangue, dall'ingiustizia. Troppo insopportabile. E questo oggi, come duemila anni fa, in un tempo che forse mai come adesso ha dimenticato le risposte. I discepoli sono talora intimiditi e imbarazzati, sono talora inclini al silenzio buono, alla presenza amica, allo sguardo compassionevole. Ma non sanno la lingua con cui annunciare le risposte. Come uscirne? Bisogna dunque percorrere la terra, percorrere le strade che scendono da Gerusalemme e avventurarsi in molte città per convertire l'ortodissia della città santa nella parola che risponde alle domande e che offre pace alle inquietudini e questa è la missione siamo chiamati a vivere. Poi la celebrazione del mandato ai missionari partenti, la preghiera, la benedizione, la consegna del crocefisso il saluto a chi invece è invece arrivato in terra ambrosiana e alla fine, appunto, l'ingiunzione dell'arcivescovo che risuona tra le navate come un monito per tutti: per dare tempo ed energie, per non vergognarsi mai. Dedicate tempo, mandate un po' di tempo là dove ce n'è bisogno, lavorando, raccogliendo soldi, dedicandovi alla preghiera, coltivando la la vostra formazione come formazione alla mondialità. Bene, fin qui l'arcivescovo abbiamo ottenuto volutamente questo servizio ampio proprio per l'importanza anche delle parole che avete ascoltato all'inizio. C'è un modo di vergognarsi alle volte come italiani, come occidentali. Per certi comportamenti, magari per un modo urlato di contrapporsi, e c'è poi un modo bello che è invece è quello della condivisione. Lo vogliamo ribadire, lo vogliamo sottolineare anche attraverso l'intervista che abbiamo realizzato sempre eh, a margine della veglia missionaria con la suora Saveriana che ha portato la sua testimonianza in Duomo e che è stata rapita. Ascoltiamo. È in Sierra Leone dal 93-95. al 95. Aiutavamo bimbi disabili ehm, in un centro per bimbi poliomielitici. E, io ero solo due anni che ero là, le sorelle molto di più, però ci hanno preso tutte e sette sorelle, eh, i ribelli del Ruffo, Fronte Unito Rivoluzionario, e ci hanno tenuto prigioniere 56 giorni. E, se abbiamo visto tanta violenza, la morte in faccia, ecco, però. Eh, Quel che sostiene è proprio solo la preghiera, ci sa cose che tutto crolla, tutto quello che anche si è fatto, non ma rimane il rapporto con Dio, insomma, no? E quindi quello è quello che sostiene. Voi siete state attinte direttamente dalla violenza fisica o comunque nei limiti siete state trattate con rispetto? No, noi siamo state trattate, diciamo, con rispetto, però ci costringevano a vedere la violenza che facevano ad altri ed era terribile, quindi. Era anche per, come minaccia perché noi non scappassimo, e dicevano: Se voi tentate di scappare, vi succede la stessa cosa. E com è come davvero vedere il male scatenato, cioè come l'inferno. No? Io personalmente ho, avevo desiderato quasi di morire pur di non continuare a vedere queste cose. E poi ti chiedi qual è l'estremo confine della terra, no? che i missionari a cui siamo mandati, e ti accorgi che. I confini estremi non sono tanto quelli geografici, ma quelli di un cuore che non è, come dice il Papa, insomma, no? l'indifferenza a Dio, all'uomo, a quello che succede intorno. E avete visto un sorriso bello, aperto, ma che poi nel ricordo ha ceduto alla commozione. Rimaniamo in Duomo, sabato 10 novembre alle 17:30 Eucaristia vigiliare e ordinazione dei diaconi permanenti presiedute dall'arcivescovo. Ore 17:27 diretta su Chiesa TV, canale 195 del digitale terrestre. E adesso dalla cattedrale ci spostiamo al Grande Museo del Duomo, ma sempre in qualche modo per parlare della cattedrale stessa. Lo sapevate che Lucio Fontana, il famoso artista dei tagli nelle tele, ha avuto molto a che fare con la cattedrale? Scopriamo insieme perché. Novissima, così la veneranda fabbrica definì l'arte di Lucio Fontana l'indomani della presentazione della sua proposta per l'allora incompiuta quinta porta del Duomo tra il 1955 e il 1956. E così, arte novissima. Si intitola anche la rassegna che fino al 27 gennaio 2019 illustrerà all'interno della sala Gian Galeazzo del Museo del Duomo proprio il rapporto tra il grande artista scomparso esattamente 50 anni fa nel 1968 e la cattedrale. Patrocinata dall'Arcidiocesi e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da vari ministeri, da Regione Lombardia e dal Comune di Milano, la mostra si inserisce all'interno del palinsesto della più ampia iniziativa del Comune di Milano, Novecento Italiano. Fontana è una ricchezza per tutti, ma forse pochi conoscono questa storia che lo lega al Duomo di Milano. È una storia che davvero va conosciuta e approfondita perché testimonia la grande relazione e rapporto che soprattutto nel Novecento gli artisti della nostra città hanno saputo costruire con il tema del sacro e ovviamente con il massimo monumento sacro della nostra città. Credo che questo progetto sia particolarmente prezioso perché ci permette da un lato ovviamente di ricostruire e di conoscere questa parte della storia, ma poi anche di fare un approfondimento su come il linguaggio dell'arte ha sempre nella sua storia saputo entrare in relazione con la dimensione della spiritualità, eh, rinnovando sempre ovviamente i codici del linguaggio, ma mantenendo molto forte questa aspirazione appunto ad un tema sacro e spirituale. Rassegna che è organizzata in tre sezioni e che ripercorre l'avventura creativa di Fontana appunto in Duomo, cominciata nel 1935 tramite l'incarico di una statua per l'interno della cattedrale San Protaso del 1940 e proseguita con il concorso del 1950. Oltre al bozzetto della quinta porta, il percorso espositivo comprende anche il cavaliere in gesso e alcune fusioni in bronze dei bozzetti creati da Fontana per la cattedrale. È noto che il concorso indento dalla fabbrica per la quinta porta della cattedrale fu vinto ex equo da Luciano Minguzzi e da Lucio Fontana e che la sua realizzazione venne infine affidata al primo. L'arte di Fontana fu infatti, all'epoca, giudicata. E si torna così all'origine e al senso di questa mostra nuovissima. Quindi, fino al 27 gennaio, sala Gian Galeazzo del grande museo del Duomo, vi assicuro tutta da vedere. Giovedì 8 novembre. Alle ore 19:30 siamo nella chiesa di San Gottardo in corte, che tra l'altro avete visto brevemente nelle immagini di presentazione della Mostra su Fontana, via Pecorari 2 a Milano, concerto della Cappella Musicale del Duomo, del Duomo Jubilate Deo, diretta dal maestro Don Claudio Burgio. Si tratta del quinto concerto del mese della musica organizzato dalla cattedrale. Adesso è tutto per la prima parte del nostro programma, torniamo insieme tra pochissimo e quindi come dico sempre restate con noi. Ben ritrovati, parliamo ora del Sinodo Minore Chiesa dalle Genti, lo sapete, il 3 novembre ormai ci siamo, il termine formale che però è un inizio per essere chiari perché poi ci sono le ricadute sul territorio, il documento che eh, verrà promulgato. E, eh, noi abbiamo quindi voluto seguire un convegno interessante che si è svolto presso l'Università Cattolica, che ha parlato di multiculturalità e della Chiesa dalle genti, e eh, abbiamo realizzato delle interviste. Un contributo dell'Università Cattolica per riflettere in questo momento in cui il Sinodo Chiesa delle Genti sta giungendo alla conclusione formale che però è un avvio poi sul territorio. Ecco, cosa vuol dire voci di un noi plurale? Sì, è una fine, ma è anche un inizio questo, per pensarsi come Chiesa, Chiesa Ambrosiana, insieme, insieme con tutti. I cittadini che sono venuti ieri, oggi da altri mondi, da altre culture, che parlano altre lingue, che però sono nostri concittadini e soprattutto nostri fratelli e nostre sorelle. Anche perché il momento certamente non è facile e serve continuare a insistere su questi argomenti. Siamo in un momento in cui si pensa che escludere oppure dire prima noi eh, serva a proteggerci o a difenderci, è esattamente il contrario. Abbiamo bisogno di cooperazione, abbiamo bisogno di inclusione, abbiamo bisogno di solidarietà, abbiamo bisogno di sentirci un unico popolo, quindi questo messaggio del Sinodo è un messaggio fortemente antidiscriminatorio. È possibile la mediazione culturale a Milano? È possibile, certo che è possibile. Ad esempio, dove lavoro io c'è già un buon team, un team bello di persone che lavorano insieme per mediazione linguistica, culturale, in questo caso è un poliambulatorio. Eh, è possibile ma c'è ancora tanto lavoro da fare, eh, si può sempre migliorare, anzi eh, anche investire dalla parte di istituzione, dal governo, di investire di più perché c'è grande bisogno, penso che Milano ormai è una città... Multietnica, e ci sono tantissimi immigrati che provengono da tanti paesi diversi. Eh, alcuni no, purtroppo non riescono a parlare bene la lingua italiana, quindi, eh, certo, eh, c'è un grosso lavoro da fare anche per poter migliorare di più multietnicità ma soprattutto relazione e azione e impegno, non soltanto migranti ma persone ormai pienamente integrate nel nostro contesto su diversi piani, sul piano dell'arte, della formazione, sul piano eh, dell'assistenza agli anziani, sul piano dell'educazione concreta, sul piano aziendale, quindi sono realtà precise, fisionomie di umanità che noi definiamo plurale e singolare al tempo stesso e che sono presenti nella nostra comunità ambrosiana e quindi ne denotano anche la ricchezza. Il punto che vorrei sottolineare è che in una lettura teologica della storia la comunione viene prima, la fraternità è originaria. L'appartenenza a un'unica vocazione, alla speranza, è ciò che è al principio della storia, non è, cioè quello che voglio dire, non è frutto di una specie di impegno dei buonisti. Ecco quindi: rischio che il nostro eh, impegno, anche la nostra buona volontà di eh, costruire quella convivenza serena, sicura, come diceva, eh, che possa essere rassicurante, ecco, che sia fondato troppo sull'appello eh, a una buona volontà che, appunto, come cambia il, 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 la leadership politica, cambia anche l'aria che tira. Questo fondamento teologico, come l'ha definito l'arcivescovo, che ha detto che gli sta molto a cuore nella riflessione, è quello che orienta naturalmente anche il sinodo chiesa dalle genti, tutti i fratelli in Cristo, eh, nella gioia e nella gloria del Signore e quindi non come ha detto un buonismo, magari buona volontà certamente apprezzabile ma un po' precaria perché oggi c'è, domani non c'è più risorse, meno risorse, eh, diciamo la tendenza politica dominante eh, e altri fatti. Rendono precarie questo modo di intervento, seppur necessario, ma un fondamento che è solido, perché è fondamento di fede, perché è fondamento teologico. E quindi certamente in questa ottica capiamo anche perché si tratta adesso di portare i risultati del sinodo sul territorio. Su questo abbiamo ascoltato il presidente della Commissione dell'assise sinodale, Monsignor Luca Bressanti. Ci accorgiamo che la forza della nostra diocesi, dell'essere Chiesa di Milano, è proprio la presenza sul territorio, tramite quel reticolo davvero sterminato di parrocchie e poi di aggregazioni che le aiutano a vivere come le comunità e le unità pastorali e soprattutto come i Decanati. In questo momento di cambiamento, il Sinodo ha permesso di mettere in luce come la realtà del Decanato sia una realtà che va ricompresa nella sua importanza perché, da una parte, permette già un minimo di concentrazione e di lettura sintetica del territorio dall'altra parte rimane ben radicata sul territorio stesso e la diocesi ha bisogno di questi organismi, di queste strutture intermedie per rimanere capillare e leggere un cambiamento che visto solo dal centro sarebbe massificante e visto solo dalle parrocchie sarebbe troppo frammentario. Per cui davvero stiamo imparando che quella realtà è importante. Ha risposto a sufficienza già per il sinodo, ma chiede ancora di essere stimolato e anche aiutato a vivere la vocazione che gli stiamo riconoscendo. Quindi grande rilevanza ai decanati. Riceviamo e naturalmente volentieri diamo notizia. Dall'8 al 10 novembre presso Villa Cagnola, in via Cagnola 21 a Gazzada di Schiano, il quarantesimo convegno di studi religiosi dedicato a fede e culture nell'attualità cinese. Saranno due giorni molto intensi, ovviamente molto diverse le voci provenienti da differenti università e anche dall'estero. La sera di giovedì... 8 novembre alle ore 21, una conferenza aperta al pubblico con il relatore Giorgio Trentin dell'Università di Macerata. I tanti volti della Cina di oggi. Tutte le informazioni su www.villacagnola.it. Abbiamo proprio visto prima una mediatrice culturale per la lingua cinese. Ecco, è uno probabilmente dei tanti volti della Cina di oggi nelle nostre terre ambrosiane di cui si parlerà. Adesso invece noi ci soffermiamo, vi portiamo eh, ad un incontro che è stato molto bello dell'arcivescovo con eh, il mondo dello sport, una lettera inviata agli allenatori, un decalogo che però in verità è fatto di sei punti, gli altri vanno, vanno ancora scritti, magari proprio da chi opera nello sport oratoriano e anche un annuncio. <susurra> Essendo qui vogliamo dire semplicemente in modo convinto il nostro sì, perché anche noi siamo fondamentali per costruire insieme il regno di Dio. Dice così in apertura dell'incontro tra l'arcivescovo e i responsabili delle società sportive, don Stefano Guidi, del quale in occasione dell'affollato appuntamento viene resa pubblica la nomina nuovo responsabile del settore sport del servizio per l'oratorio. Presso il Salone Pio XII del Centro Pastorale di via Sant'Antonio 5 a Milano, oltre 500 tra dirigenti, allenatori, educatori, sportivi di vertice e di base partecipano all'articolato momento di confronto, voluto dall'arcivescovo stesso che da sempre considera questo ambito cruciale per la crescita dei giovani. La lettura dell'icona evangelica dal Vangelo di Luca al capitolo 10, la preghiera dell'educatore. Con la benedizione precedono l'intervento introduttivo di Don Mario Antonelli, vicario episcopale di settore per l'educazione e la celebrazione della fede. Un tributo di riconoscenza va subito al finora responsabile del settore sportivo e che manterrà il suo incarico di consulente ecclesiastico nazionale del centro sportivo italiano, Don Alessio Albertini. L'annuncio della nomina di Don Guidi e del nuovo nome del servizio per l'oratore lo sport indicano un legame necessario, osserva Antonelli, che ha un suo preciso stile. Si arriva così al cuore dell'incontro con la riflessione dell'arcivescovo e la consegna della sua lettera per gli allenatori, che presenta nella veste grafica un grande numero uno, a indicare che sarà il primo di una serie di messaggi che con ogni probabilità giungeranno durante il prossimo quinquennio. Il binomio oratorio-sport, non una congiunzione debole, ma intrinseca nella reciproca presenza. Mi pare questi tre aspetti, no? l'autorevolezza che quindi si deve dare... Deve avere la consapevolezza che le tue parole contano, l'osservazione che permette di, di conoscere il ragazzo, la ragazza, quello che sta vivendo, magari ha bisogno di un rimprovero, magari ha bisogno di un incoraggiamento, eccetera. E la confidenza che un, una, un cucciolo d'uomo deve poter avere in un adulto che magari in casa non ne parla più di certe cose. Pur non nascondendosi le difficoltà, i rischi che vengono talvolta dalla necessità di fare il risultato, dalle pressioni dei genitori e dalle aspettative degli stessi ragazzi, la raccomandazione è sempre la stessa, l'alleanza educativa con un unico fine, quello della comunità appunto educante. Per questo l'arcivescovo lancia un decalogo, o meglio ne definisce sei punti fondamentali. Lo sport è per l'uomo e non l'uomo per lo sport. Diciamo il secondo principio è un po' più complicato perché dice lo sport è per tutti. La terza osservazione è che la pratica sportiva è un'occasione di incontro ma non di scontro. Si prosegue con altri punti. La comunità cristiana promuove lo sport, lo considera una risorsa aggregativa, ma è educativa anche ed è integrativa. È una lettera bellissima perché sappiamo che l'arcivescovo quando scrive sa scaldare i cuori e sa parlare ai cuori ed è una lettera che cerca un'alleanza per educare insieme. È una lettera che dice che la diocesi vuole vedere gli allenatori, vuole vedere lo sport in oratorio dentro la comunità educante, riconosce allo sport un valore educativo altissimo e allora congratulazioni a Don Guidi per il nuovo incarico. Mercoledì 7 novembre alle ore 20:45 l'arcivescovo sarà presso le scuole FAES, il plesso scolastico diciamo legato alla Prelatura dell'Opus Dei in Via Madeo 11 a Milano. Per incontrare le scuole stesse, in un dialogo con Gigi De Paolo, che è il presidente del Forum delle Famiglie, e Anna Chiara Gambini. Sul volume Ci vediamo a casa. Trovate tutto l'approfondimento su www.faismilano.it. E ancora a proposito di educazione e di scuole. Lunedì 5 novembre alle ore 10 in Duomo, l'arcivescovo presiede l'Eucaristia per il Collegio San Carlo. Questa realtà bella della nostra città, ma della nostra diocesi in generale. Lunedì 5 novembre, diciamo, è in qualche modo anche la festa di San Carlo, perché cadendo il 4 novembre giorno della ricorrenza liturgica di domenica, il rito ambrosiano prevale, diciamo così la domenica e quindi lunedì 5 novembre si festeggia comunque San Carlo e allora perché non incontrare i ragazzi del San Carlo con questa notizia ci lasciamo brevemente, ma torniamo tra poco e torniamo con uno specialino in esclusiva. Non vi rivelo ancora niente, restate con noi. trovati nei nostri studi da cui usciamo subito per andare nella Basilica di Sant'Ambrogio e nella cripta della Basilica riaperta per la riposizione delle reliquie dei santi Ambrogio, Gervaso e Protaso, un momento atteso dopo mesi di lavori di ricognizione sugli scheletri di questi santi. Così importanti per la nostra diocesi, vespri solenni, pontificali, insomma, di tutto di più. Noi ve lo raccontiamo così. Nella basilica, lui intitolata, tornano a essere conservate offerte alla venerazione dei fedeli, le reliquie di Sant'Ambrogio e dei suoi due difensori, i soldati di Cristo, Protaso e Gervaso. L'occasione da cornice sono solenne, non potrebbe essere altrimenti. Per i vespri pontificali che presieduti dall'arcivescovo vengono celebrati al termine della ricognizione dei corpi dei santi, insieme ai vescovi ausiliari, e ai vicari episcopali di zone di settore, ai canonici del Duomo e della Basilica Sant'Ambrosiana. Non mancano centinaia di fedeli, vescovi e ministri presenti a Milano delle Chiese Ortodosse, del Patriarcato di Costantinopoli, di Mosca, della Chiesa Romena ed Etiope, anche loro presenti con i propri fedeli. Devoti di Sant'Ambrogio, padre della chiesa indivisa. Negli stalli del coro, in abside, eccezionalmente seguono i vespri le romiti ambrosiane. Il saluto è portato dall'abate della basilica, Monsignor Carlo Faccendini. Con grande gioia e anche con un po' di sana soddisfazione, riconsegniamo alla città di Milano e ai numerosi fedeli la cripta della nostra basilica per la preghiera e la devozione nei confronti dei nostri santi, Ambrogio, Gervaso e Protaso. L'indagine, osserva ancora, ha garantito un buono stato di conservazione dei corpi e ha confermato quanto sostiene la tradizione storica e agiografica. La ricognizione delle reliquie, iniziata il 4 luglio scorso, e i cui risultati verranno illustrati in un convegno internazionale il prossimo 30 novembre, viene a sua volta definita storica avventura di scienze di fede. Il ringraziamento è per tutta l'equipe di Cristina Cattaneo, medico legale e anatomopatologa, per le monache benedettine dell'isola di San Giulio e per quelle di Biboldone, che hanno anche esse opere di restauro. Per il personale impegnato nelle analisi mediche, per il responsabile Carlo Capponi e per i collaboratori dell'Ufficio dei beni culturali della diocesi. Di evento storico, che vorremmo diventasse un evento spirituale, parla anche Monsignor Delpini, invitando a una necessaria riflessione sul culto delle reliquie. Mi pare che in epoca nell'epoca cristiana il culto delle reliquie abbia subito talvolta degli estremi pericolosi e un estremo è quello di farne quasi dei talismani, quasi qualcosa di magico, appropriandosi eh, di queste ossa di santi, si sembra quasi di avere un amuleto che garantisce dalle, eh, dal male, dal malocchio, dalle cattiverie, quindi quasi una pratica eh, magica, superstiziosa delle reliquie e all'estremo opposto c'è invece quella specie di disprezzo scettico della, degli intellettuali, di coloro eh, che quasi eh, mettono in ridicolo eh, questa ricerca e questa attenzione per le reliquie. Ma perché proprio Sant'Ambrogio ha attribuito tanta importanza al ritrovamento dei corpi dei santi? Nella tradizione cristiana, osserva Delpini, questa è sempre stata una costante. La prima eh, sottolineatura è che va nella logica dell'incarnazione, la presenza eh, di Gesù il corpo di Gesù e la sua eh, vita storica è il luogo di accesso al mistero. Quindi il corpo nella tradizione cristiana non è una specie di prigione di cui bisognerebbe liberarsi per vivere una vita veramente spirituale. Il corpo è quella condizione reale di pratica della vita spirituale, dell'incontro eh, con Dio, perché è proprio attraverso il corpo di Gesù che si entra nel suo mistero. Come lo stesso Ambrogio scriveva dei martiri Protaso e Gervaso: Tali difensori io desidero, tali soldati ho con me. così anche oggi il culto della reliquia ha un suo significato preciso. La nostra fede è una, una fede che ha bisogno di essere sostenuto sostenuta dall'esempio dei martiri, quindi il constatare i segni del martirio ci può incoraggiare ad affrontare il nostro martirio, le nostre fatiche. Quindi non soltanto sono delle ossa che con la loro stessa presenza fisica ci introducono a una eh, pratica concreta della imitazione dei santi, ma è proprio anche con il loro esempio, l'esempio di vita santa, che ci dicono anche tu puoi essere santo. Se noi ce l'abbiamo fatta a passare attraverso la grande tribolazione per entrare nella gloria di Dio, anche tu puoi passare conservando la fede attraverso la grande tribolazione. Dunque il contatto con il corpo, l'edificazione sull'esempio e infine l'essere dentro la comunione dei santi. I santi eh, non sono delle memorie del passato, ma sono delle presenze amiche che rendono sempre corale la nostra preghiera, fossimo pure da soli a pregare che rendono sempre comunitario il nostro andare, fossimo pure da soli ad attraversare il deserto, che rendono sempre urgente il nostro praticare la carità quando dovessimo sentire che siamo rimasti soli a servire, non siamo mai soli, sempre dentro la comunione dei santi e questi santi che possiamo vedere con i nostri occhi, di cui possiamo venerare le reliquie, sono qui per incoraggiarci perché anche noi possiamo dire questi sono i difensori che vorrei avere. Questi sono i patroni ai quali mi affido. Questi sono i fratelli che io desidero avere vicini per giungere anch'io con loro alla gioia e alla gloria di Dio. Poi il momento solenne della discesa in cripta, l'infusione dell'incenso, il sigillo dell'urna da parte dell'arcivescovo, le litanie dei santi, le intercessioni, il canto del Padre Nostro concludono infine i vespri. Quindi questo specialino, diciamo così, mi dà l'occasione anche per chi ci ascolta in diretta di giovedì di fare gli auguri per la solennità di tutti i santi, ovviamente legata anche al ricordo dei defunti. Dal 30 ottobre al 20 gennaio 2019 il Museo diocesano Carlo Maria Martini, entrata da Piazza Sant'Eustorgio 3 a Milano, ospita un capolavoro per Milano, la fortunata iniziativa che ormai da anni offre la bellezza, un quadro di eh, straordinaria fattura, normalmente di grande firma alla città. Quest'anno si tratta dell'Adorazione dei Magi di Paolo Veronese, una tela di grandi dimensioni splendida, davvero che anche noi vi racconteremo virtualmente come facciamo, e quindi per ora la notizia che eh, è visibile al diocesano il Capolavoro per Milano trovate tutto su www.storgio.it. Ma come ho detto, ne parleremo. e ancora un'altra segnalazione nel senso di, che va nel senso della nostra storia: storia fatta di arte, storia di fatta di fede, storia fatta. Appunto di vicende eh, del passato. Non possiamo dimenticare che il 4 novembre di cento anni fa, il 1918, si concludeva la prima guerra mondiale vittoriosamente per l'Italia e dunque i musei civici di Monza, casa degli umiliati in via Teodolinda 4. Eh, ospitano un, un convegno le categorie del silenzio, il silenzio e la memoria, i monumenti ai caduti nell'anniversario della grande guerra. Eh, si tratta di un approfondimento, come avete capito, proprio sul significato di questi grandi monumenti, ricordando, vogliamo farlo anche noi, quel momento ormai lontano 100 anni in cui venne reso pubblico, firmato dal generale Diaz, il comunicato numero eh, 1268, comunicato della vittoria. E quindi un bel convegno, ci sembra. A me non rimane adesso, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, che ricordarvi, eh, per chi ci ascolta di giovedì, di venerdì, eh, è ancora in tempo, la diretta su Chiesa TV canale 195 intorno alle 17.28 di eh, sabato 3 novembre con la celebrazione eucaristica preseduta dall'Arcivescovo a conclusione del Sinodo Minore Chiesa dalle Genti. E allora, grazie per averci seguito. E torniamo insieme giovedì prossimo, come sempre. Grazie ancora, arrivederci.